Buongiorno e bentornati nel mio canale. Come state? Allora, oggi è giovedì 3 dicembre. Questo è un video speciale in collaborazione con Lucrezia. Questo video uscirà domani, venerdì, ed è il solito appuntamento, ormai è il terzo, della nostra rubrica Risparmiare in casa, risparmiare in economia. Sono molto contenta, di questa rubrica. Questa rubrica in cui ci stiamo veramente impegnando tanto tutte e due per portare comunque sui nostri canali dei consigli per risparmiare che possono essere in cucina, in generale nella casa, utilizzando prodotti economici, facendo magari menu settimanali, stando attenti a certi trucchetti come utilizzare in certi orari lavatrice, asciugatrice, insomma tutto ciò che ci viene in mente da poter utilizzare e poter risparmiare, soprattutto in questo periodo che comunque si sa bisogna tanto stringere, no? Allora io qui, come di consueto, la mia solita agenda, anche se oggi comunque non la utilizzerò, ma ormai è diventata, diciamo, un complemento che metto sempre quando faccio questo video collaborazione con Lucrezia. Oggi vi faremo vedere una ricetta economica, quindi questo sarà, diciamo, il titolo del video, una ricetta svuota frigo. Allora, devo dire, ieri io ho fatto la spesa, per cui non ho, diciamo che non vado a prendere ciò che mi è rimasto nel frigo, ma ogni tanto, anzi, a dire la verità, spesso, solitamente 1 o 2 giorni prima di fare la spesa, quando il frigo comunque è quasi vuoto, mi cimento sempre nell'inventare ricette last minute, velocissime, con ciò che ho nel frigo. Quindi vi faccio un esempio. L'altra settimana mi era rimasta una zucchina, mi sembra, e un po' di broccoli congelati, e cosa ho fatto? Li ho uniti, tagliato a pezzettini la zucchina, ho unito i broccoli, un po' di cipolla, un po' di soffritto e ci ho fatto una pasta, e veramente era buonissima. Poi ci ho messo sopra un po' di formaggio, un po' di pepe, ma veramente era qualcosa di eccezionale, quindi posso dire che con neanche 3 euro ho preparato comunque un buon piatto per tutta la famiglia. Quest'oggi la mia ricetta sarà comunque molto economica, molto veloce e vi faccio vedere che cosa utilizzerò. Allora, della semplice pasta pagata 59 centesimi, ovviamente non la utilizzerò tutta, quindi si può dire 30 centesimi, userò mezzo pacco. Una bustina di pesto fresco pagato 1 euro e qualche cucchiaio di pecorino grattugiato. Quindi si può dire che spendo 1,60 € e mangiamo in due, quindi 80 centesimi a testa. Siamo io e mia suocera perché mio compagno è al lavoro e mio figlio è a scuola. E quindi con 1,60 € verrà fuori veramente una pasta super. In questo periodo sto amando tantissimo il pesto. Io, soprattutto nel periodo estivo, faccio il pesto fatto in casa perché compro sempre le piantine di basilico. Quindi metto il basilico, metto i pinoli, se li ho, se li trovo in offerta, che comunque quelli hanno un costo un po' altino. E formaggio grattugiato a volontà, olio d'oliva e il pesto è fatto. Ovviamente ora il tempo non lo permette e quindi ho provato a comprare questi pesti qua, ma devo dire che veramente sono ottimi e dentro ci sono pochissimi ingredienti, quindi sono contenta. Per cui eccoci qua, questa sarà la mia ricetta economica di oggi, spero che vi piaccia, spero di avervi dato qualche spunto e potrei darvi un altro piccolo consiglio: se magari non avete molto nel frigo, dovete fare la spesa, potete adattare magari facendo un buon piatto di pasta e patate, che è comunque un piatto del periodo, oppure magari è rimasta un po' di carne macinata, io ogni tanto le porziono, quindi magari ogni tanto ne rimane poca e ci faccio comunque magari un ragù bianco o un ragù col pomodoro. Insomma, secondo me ogni tanto dobbiamo ingegnarci. O magari avete un rotolo di pasta sfoglia, magari dentro ci mettete un uovo, due uova, una mozzarella, qualche verdura avanzata, insomma, escono veramente tante ricettine. Io lo dico sempre,
E lo ribadisco anche oggi, questi sono piccoli consigli che io mi sento di dare perché sono consigli comunque che io utilizzo in casa mia e soprattutto da quando sono andata a convivere, che ormai sono 8-9 anni insomma, e quindi man mano negli anni ho imparato qualche trucco l'ho imparato da mia mamma, magari da mia suocera, dalla mia amica che mi dà sempre qualche idea per paste super sfiziose, quindi insomma molti consigli che vi do sono comunque basati su esperienza anche di altre persone che adotto anch'io, quindi poi è molto soggettivo e ognuno ovviamente conosce i propri budget, sa quello che ha, sa quello che può fare. Ecco, io questo ci tengo sempre a dirlo. Detto questo, io vi lascio alla videoricetta che sarà comunque molto molto veloce. Ringrazio Lucrezia per il nostro appuntamento quotidiano. E sono veramente molto molto felice di questa rubrica, spero che insomma prosegui bene, spero che venga vista con piacere. E io vi invito a iscrivervi al mio canale e al canale di Lucrezia, vi lascerò comunque nell'info box il link diretto del suo canale così che voi possiate andare a iscrivervi. E se avete piacere a lasciare qualche consiglio su qualche ricetta svuota frigo, su qualche ricettina veloce veloce, super economica, non fate altro che lasciare un bel commentino e io sarò veramente più che felice di rispondervi. Ora vi lascio, altrimenti veramente parlerei, parlerei per ore. E ci vediamo al prossimo video. E nulla, ringrazio tutti coloro che si sono iscritti e tutti coloro che lasciano un buon commentino. E ci vediamo alla prossima. Ciao!